Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buon anno. All'inizio del nuovo anno rivolgo a tutti voi gli auguri di pace e di ogni bene. Il mio augurio è quello della Chiesa, è quello cristiano. Non è legato al senso un po' magico e un po' fatalistico di un nuovo ciclo che si inizia. Noi sappiamo che la storia ha un centro, Gesù Cristo, incarnato, morto e risorto, che è vivo fra noi e ha un fine, il regno di Dio, regno di pace, di giustizia, di libertà nell'amore. E ha una forza che la muove verso quel fine. E la forza è lo Spirito Santo. Tutti noi abbiamo lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel battesimo. E lui ci spinge ad andare avanti nella strada della vita cristiana, nella strada della storia, verso il regno di Dio. Questo Spirito è la potenza d'amore che ha fecondato il grembo della Vergine Maria. Ed è lo stesso che anima i progetti e le opere di tutti i costruttori di pace. Dov'è un uomo o una donna costruttore di pace, è proprio lo Spirito Santo lì che li aiuta, lo spinge a fare la pace. Due strade si incrociano oggi, festa di Maria Santissima, Madre di Dio, e giornata mondiale della pace. 8 giorni fa è risuonato l'annunzio angelico, gloria a Dio e pace agli uomini. Oggi lo accogliamo nuovamente dalla Madre di Gesù che custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore, per farne il nostro impegno nel corso dell'anno che si apre. Il tema di questa giornata mondiale della pace è fraternità, fondamento e via per la pace. Fraternità. Sulla scia dei miei predecessori, a partire da Paolo VI, ho sviluppato il tema in un messaggio già diffuso e che oggi idealmente consegno a tutti. Alla base c'è la convinzione che siamo tutti figli dell'unico Padre Celeste, facciamo parte della stessa famiglia umana e condividiamo un comune destino. Da qui deriva per ciascuno la responsabilità di operare affinché il mondo diventi una comunità di fratelli che si rispettano, si accettano nelle loro diversità e si prendono cura uno degli altri. Siamo chiamati anche a renderci conto delle violenze e delle ingiustizie presenti in tante parti del mondo e che non possono lasciarci indifferenti e immobili. C'è bisogno dell'impegno di tutti per costruire una società veramente più giusta e solidale. Ieri ho ricevuto una lettera di un signore, forse uno di voi, che mettendomi a conoscenza di una tragedia familiare, successivamente elencava tante tragedie e guerre oggi nel mondo. E mi domandava cosa succede nel cuore dell'uomo che è portato a fare tutto questo. E diceva infine, è ora di fermarsi. Anche io credo che ci farà bene fermarci in questa strada di violenza e cercare la pace. Fratelli e sorelle, faccio mio le parole di quest'uomo.
cosa succede nel cuore dell'uomo, cosa succede nel cuore dell'umanità. È ora di fermarsi. Da ogni angolo della terra, oggi i credenti elevano la preghiera per chiedere al Signore il dono della pace e la capacità di portarla in ogni ambiente. In questo primo giorno dell'anno, il Signore ci aiuti a incamminarci tutti con più decisione sulle vie della giustizia e della pace. E incominciamo a casa, Giustizia e pace a casa, fra noi. Si incomincia a casa e poi si va avanti, a tutta l'umanità. Ma dobbiamo incominciare a casa. Lo Spirito Santo agisca nei cuori, sciolga le chiusure, le durezze e ci conceda di intervenirci davanti alla debolezza del bambino Gesù. La pace, infatti, richiede la forza della mitezza, la forza non violenta della verità e dell'amore. Nelle mani di Maria, Madre del Redentore, poniamo con fiducia filiale le nostre speranze. A lei, che stende la sua maternità a tutti gli uomini, affidiamo il grido di pace delle popolazioni oppresse e della guerra e della violenza, perché il coraggio del dialogo e della riconciliazione prevalga sulle tentazioni di vendetta, di prepotenza e di corruzione. A lei chiediamo che il Vangelo della fraternità, annunziato e testimoniato dalla Chiesa, possa parlare ad ogni coscienza e abbattere i muri che impediscono ai nemici di riconoscersi fratelli. Angelus Domini, nunciavit Maria. Et concepit Spiritu Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Oremus, gratiam tua, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui incarnationem cognovim, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sancti. Amen.
Fratelli e sorelle, desidero ringraziare il Presidente della Repubblica Italiana per le espressioni augurali che mi ha rivolto ieri sera durante il suo messaggio alla Nazione. Ricambio di cuore, invocando la benedizione del Signore sul popolo italiano, affinché con il contributo responsabile e solidale di tutti possa guardare al futuro con fiducia e speranza. Saluto con gratitudine le tante iniziative di preghiera e impegno per la pace che si svolgono in ogni parte del mondo in occasione della Giornata Mondiale della Pace. Ricordo in particolare la marcia nazionale che ha avuto luogo ieri sera a Campobasso, organizzata da CEI, Caritas et Pax Christi. Saluto i partecipanti alla manifestazione Pace in tutte le terre, promossa a Roma e in molti paesi dalla comunità di Sant'Egidio. Ne sono tanti, Come pure le famiglie del Movimento dell'Amore Familiare che hanno vegliato stanotte in Piazza San Pietro. Grazie. Grazie per quella preghiera. Rivolgo un saluto cordiale a tutti i pellegrini presenti, alle famiglie, ai gruppi di giovani. Un pensiero speciale va ai cantori della Stella, Sternsinger, cioè bambini e ragazzi che in Germania e Austria portano nelle case la benedizione di Gesù e raccolgono offerte per i bambini che mancano del necessario. Grazie del vostro impegno. E saluto anche gli amici e i volontari della Fraterna Domus. A tutti auguro un anno di pace nella grazia del Signore e con la protezione materna di Maria, alla quale oggi invocamo col titolo di Madre di Dio. Cosa vi sembra se tutti insieme la salutiamo adesso dicendo tre volte Santa Madre di Dio? Tutti insieme. Santa Madre di Dio. Santa Madre di Dio. Santa Madre di Dio. Buona domenica. Buon inizio dell'anno, buon pranzo e arrivederci.